Il mio progetto di ricerca è stato svolto in collaborazione con la ditta Opera SRL, che è una ditta che si occupa di restauro, e l'Università di Verona, in particolar modo col Dipartimento di Biotecnologie e Laboratorio di Microbiologia Ambientale, coordinato dal professor Vallini. Il progetto ha avuto la finalità di sviluppare un innovativo protocollo di biorestauro, in particolar modo di biocementificazione e biopulitura di manufatti lapidi mediante l'utilizzo di microrganismi, quindi batteri o funghi. Questi batteri, la parte innovativa appunto, è stato che questi batteri sono stati usati direttamente dalle croste nere che si sono adese ai manufatti lapidi, croste nere che si sono formate a seguito di inquinamento atmosferico in particolar modo. I microrganismi sono stati quindi identificati mediante tecnologia SDCS e si è visto essere appartenenti in particolar modo al genere Micrococcus, Bacillus e Microbacterium. Questi batteri si sono rivelati inoltre molto efficienti nella rivelazione di fenantrene e naftalene e 6 di questi batteri sono in grado altresì di bioprecipitare e di produrre carbonato di calcio. Carbonato di calcio che può essere utilizzato come biocementificante per manufatti lapidei. Infatti è stato sviluppato questo protocollo dove si utilizzano questi batteri assieme a delle matrici apposite in cui si è visto che questi microrganismi sono in grado di aumentare il peso di questi manufatti lapidi e quindi depositare il carbonato di calcio e altresì in aumentare la resistenza di questi blocchetti allo sfaldamento del manufatto stesso. Quindi questo protocollo può essere utilizzato successivamente in cantiere per la biocementificazione di palazzi oppure di manufatti lapidi appunto che tendono a sventolarsi. Tutti i risultati sono stati inoltre portati a una conferenza internazionale a Praga, che si chiama BioBio in 2017, in cui tutti i risultati sono stati esposti mediante un poster e in futuro appunto tutta la parte sarà sviluppata in cantiere per andare a sviluppare questo tipo di protocollo. In questo progetto è partito mediante il campionamento e la presa di campioni da Palazzo Garzoni Molo, che è un palazzo storico della regione Veneto, in particolar modo di Venezia, e che quindi in tutta la parte successiva di sviluppo del protocollo sarà sviluppato su questo palazzo di incredibile importanza per la regione e in particolar modo di Venezia.